questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui con un video molto importante. Oggi ragazzi dunque inizierà il format delle reaction. Il primo video sarà anche forse il più importante, sia appunto perché è il primo. Devo capire se questo format vi piace, infatti fatemelo capire anche con tanti commenti, ma soprattutto per la canzone che andremo a ascoltare oggi. Oggi sentiremo una canzone di un mio amico e anche di Lesk, di un nostro amico appunto, lui si chiama Unke, andatelo a seguire su tutti i social, ovvero Instagram, YouTube, che secondo me in modo molto imparziale spacca davvero tanto, mi piace tanto, e dunque questo primo episodio per iniziare al meglio lo dedichiamo a lui. Anche nella canzone che andrò a sentire ovviamente sarò imparziale, anche se appunto è mio amico, vi dirò se mi piace o non mi piace giustamente, e andatelo a sentire, a seguire appunto per sentire anche a voi se vi piace, perché secondo me merita tanto. E poi ovviamente questo è il primo episodio, andremo con lui che è un rapper emergente appunto, ma poi negli altri saranno comunque i rapper famosi, i rapper, trapper, hip hop, questi sono gli stili principali della musica italiana. Dunque non mi perderei troppo in chiacchiere e inizierei subito con la reaction, così poi dopo rivedremo il testo insieme, non commenterò molto all'inizio, ma dopo rivedremo il testo insieme e lo commenterò come meglio posso. Non mi perderei molto in chiacchiere, andrei con il video che è già partito, ecco, intanto qualche problema, ma direi di iniziare e quindi andiamo. Ok. Bene, mi piace, non me l'aspettavo. Sono molto curioso. Non ho bisogno più di fingere emozioni che non provo. Chiedi a loro quanto sono solo, anche se intorno al mondo muoio dalla voglia di vederla. Mentre fuma l'erba e pensa quanto cazzo è bella. Sta terra va a frantumi, ma tu fumi e mi consumi come questi laghi e fiumi. Davanti a me ho solo dirupi e spazi chiusi. Intanto aspetto che sto mondo bruci. Ora ci sarà una folla accanto a me che mi supporta, che ragiona, che mi esorta a fare meglio, che mi sprona. Ti rerò la corda perché di sta roba, frate, voglio scrivere un pezzo di storia. Testo guardarti tramite schermo e non so più che cosa fare. Vorrei solo andarmene, spiccare il volo. Vorrei affogare in mezzo a questo mare, perché un uomo soffre quando sta da solo. Ah, belle doga, Beh, che dire. Abbiamo detto tutti insieme per la prima volta, penso. Meno che già non lo conoscevate. Beh, ho quasi la pelle d'oca, non penso si veda, ma... Allora, reazioni subito a caldo, vi dico che la base è spaventosa, ma non capisco se c'è stata una modifica rispetto a quella reale che già è stata creata, è stata rifatta, c'è stata delle modifiche, non capisco, perché non la conoscevo ovviamente bene, però mi è piaciuto un botto. Il testo, raga... mi è piaciuto tanto, ma secondo me lui è una buona penna, mi piace tanto come scrive e vi consiglio di ascoltarlo. Ora rivediamo tutti insieme, ma secondo me ha detto tanto. C'è un'introduzione abbastanza lunga, comunque con la base, quindi adesso vediamo il testo insieme e rivediamo bene che cosa ci dice, perché all'inizio abbiamo sentito comunque di più il flow, ma anche ho visto anche dal testo belle parole. Non ho bisogno più di fingere emozioni che non provo, chiedi a loro quanto sono solo, anche se intorno al mondo muoio dalla voglia di vederla. Ok, quindi questo penso sia per una ragazza, cioè, vabbè, mentre fumo l'erba e penso quanto cazzo è bella. Sta terra va a frantumi, ma tu fumi e mi consumi come questi laghi e fiumi. Davanti a me ho solo dirupi e spazi chiusi, e intanto aspetto che sto mondo bruci. È bella perché comunque è anche un po' la retorica del mondo che effettivamente sta bruciando. Sta bruciando non solo come il fuoco, no? Col fuoco che brucia tutto questo mondo, ma sta andando in rovina, no? Questi dirupi, questo mondo che sta effettivamente bruciando, sta andando effettivamente in rovina.
Poi lui dice che non ha più forza, mi piace molto, cambia rotta, però resta con la sua flotta, non abbandona comunque i suoi cari, i suoi amici, può essere, poi non lo so, ma penso di sì. E poi appunto dice che spera comunque in un giorno di portare tante persone sotto di lui, che appunto sotto di lui in un futuro ci sarà una folla che lo acclami quasi, che gli piaccia, che senta sua la sua musica, un po' come la sento io, che personalmente la sento molto mia. Mi piace molto anche questa parte in questo caso. La folla che appunto lo supporta e lo esorta a fare meglio, la folla che gli dà una carica in più, una marcia in più, per dare sempre il suo meglio. Poi il fatto che di sta roba lui vuole scrivere un pezzo di storia, di questa musica, di questo rap. Che non sia solo un passatempo, un hobby semplice, ma lui ci crede tanto e lo so anche io che lui ci crede tanto e deve crederci, è giusto che ci creda, credendoci ci può arrivare comunque. Poi vabbè, la metafora della corda che si spezza, ovviamente. E poi continua da lei, dalla quale aveva iniziato, che è la sua unica salvezza. E poi anche verso la fine, prima lo dissano quando in realtà lui dice delle groupie. Poi la gente che magari appunto dissa, parla tanto, ma poi fa questi prodotti scaduti, cosa che lui non vuole portare, ma prova almeno a portare già, portando i suoi sentimenti, no? Porterà qualcosa di migliore rispetto a chi lo fa solo per il guadagno. Io poi magari parlo così perché lo conosco un po' meglio. Poi penso sia così, andando avanti, che vorremmo dire tante cose, no? Magari anche la donna amata o altre persone, ma avendocela davanti poi non hai più la voce, non riesci a esprimerti. Lui appunto si getta nel scrivere, essendo se stesso, scrivendo lui è se stesso. Molto bella questa cosa. Ognuno è se stesso facendo qualsiasi cosa, lui fa questa roba perché gli piace tanto in questo momento, dando le sue emozioni, lui è se stesso. Poi comunque anche l'affogare in questo mare, che ora non lo so se lo è tanta roba, ma non lo so, potrebbe essere anche la citazione a Leopardi, no? Nell'infinito Leopardi naufraga e affoga in questo mare, che gli piace appunto, gli piace affogare in questo mare. E lui appunto scrivendo magari affoga in questo mare mentre sta da solo. Ovviamente appunto ripeto, queste sono mie sensazioni comunque all'ascolto della musica. E poi un uomo soffre stando da solo. E poi finisce con la base bellissima, ve la rimetto perché. Allora raga, sto pezzo mi è piaciuto un casino, ma tanto tanto, no, lo dico da imparziale, ve lo giuro. Vi invito comunque a seguire Unke per questo e tanti altri pezzi che sono usciti su Instagram, su YouTube. È uscito il suo album Ade Volume 1 su SoundCloud. E quindi andatelo a sentire, che anche secondo me merita. Poi appunto vi chiedo anche per noi di seguirci su Instagram, di lasciare tanti like per continuare questa serie, no? Se a voi piace, a me piace tantissimo ascoltare la musica e quindi anche portare questo tipo di format. E la canzone mi è piaciuta tantissimo. Parole non buttate a caso, comunque un testo dietro, una base, raga, bellissima. Ora devo capire bene se come è stata prodotta, come è stata fatta, i cambiamenti, le variazioni ci sono state da quella originale, però la base, cioè, ma ovviamente non è che lo dico io, quella base è spaziale e con le sue parole si è intrecciata perfettamente, secondo me ha detto tante belle cose. Tante cose su di lui che ce lo fanno capire, alla fine lui si fa conoscere anche con la musica. Noi riusciamo, come ogni cantante, poi ogni cantante abbastanza serio comunque, che prova a farsi rispettare, si fa riconoscere tramite la musica e non punta solo a fare i soldi, parlando di trap, metti un po' di autotune e hai finito. No, lui punta comunque a raccontarci di sé, a raccontarci cose che possono anche accadere a tutti, qualcuno ci si può rivedere in queste cose e anche appunto a farcele sentire e gustare con della bella musica, secondo me. Quindi, raga, per me può andare bene così. La canzone mi è piaciuta. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, anche andatela a dire a lui, perché ovviamente è emergente soprattutto dai commenti della gente che lo ascolta, capisce come migliorare. E lasciate tanti bei like, andate a seguirlo, perché è molto importante, secondo me merita molto.
Ci vediamo alla prossima reaction che vedremo anche su Instagram, ve lo chiederemo magari tramite i sondaggi, se volete reaction a determinati cantanti quando diranno le loro canzoni, le porteremo il prima possibile. Diteci nei commenti anche per me cosa migliorare nelle reaction, cosa dire, cosa parlare, questa è la prima, infatti non so come sarà venuta, spero bene, spero vi sia piaciuta. Quindi condividete il video, mettete tanti bei like, andate a seguire Unke su Instagram e su YouTube, seguiteci anche a noi su Instagram, su YouTube e anche su Twitch dove facciamo le live, mi raccomando. E niente, raga, bella.